Salve a tutti e ben ritrovati, eccoci all'appuntamento meteo per le previsioni natalizie. Abbiamo un importante aggiornamento, infatti ci apprestiamo a vivere ancora una volta l'ennesimo Natale con temperature al di sopra del normale rispetto alla media del periodo. Questo perché dopo il calo termico avutosi in questi giorni avremo una nuova importante rimonta anticiclonica che abbraccerà gran parte del Mediterraneo centrale, compresa l'Italia e quindi anche la Puglia, e con temperature che tenderanno ad aumentare proprio in concomitanza del Natale. Attenzione però al rischio della formazione di foschie e nebbie che ci accompagneranno durante le ore notturne e al primo mattino. Ma andiamo con ordine e vediamo nel dettaglio quello che ci aspetta tra oggi e lunedì 26. E infatti partiamo con la giornata di oggi, temperature che sono ancora in linea con il periodo, massimo intorno ai 12-14 gradi, le minime saranno al di sotto di 10 gradi su gran parte del territorio pugliese, ventilazione moderata alle quadranti settentrionali, ma questa normalità durerà ben poco perché già a partire da domani, mercoledì 21 dicembre, con ancora correnti deboli dei quadranti settentrionali, avremo un aumento delle temperature, valori massimi fin verso i 15 gradi. Le minime invece saranno ancora piuttosto fredde, soprattutto sulle zone interne. In quelle pianeggianti andremo localmente, come sul tavoliere, anche al di sotto dei 5 gradi centigradi. Vediamo infatti la situazione che si prospetta proprio in concomitanza delle festività natalizie. Vi parlavo delle anomalie, delle temperature che saranno a 1500 metri di quota fino a oltre 10 gradi più del normale. Vedete una bolla calda che governa gran parte del quadro meteorologico del Mediterraneo fin verso l'Europa centrale, anomalie che si andranno ad interessare anche le temperature al suolo, ed infatti nella giornata di giovedì 22 dicembre, vedete, avremo già un importante aumento anche delle temperature minime che torneranno intorno ai 7-10 gradi, le massime sui 13-15 gradi, con ancora ventilazione dei quadranti settentrionali. L'antivigilia venerdì 23 dicembre avremo temperature in ulteriore aumento, con temperature miti fino a 16-18 gradi nelle ore centrali della giornata. Le temperature minime invece non subiranno variazioni di rilievo. Nella giornata di sabato 24 dicembre avremo un cielo in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso, con nebbie che insisteranno sulle zone interne, soprattutto pianeggianti lungo le aree costiere, durante le ore notturne e al primo mattino. Temperature molto miti, con minime al di sopra di 10 gradi, le massime quasi a sfiorare i 20 gradi centigradi. Stessa situazione anche nel giorno di Natale, domenica 25 dicembre, quando avremo un cielo in prevalenza poco nuvoloso e ancora nebbie che insisteranno sulle zone interne e lungo le aree costiere durante le ore notturne e al primo mattino, con valori che anche a Natale arriveranno a sfiorare quasi i 20 gradi nelle ore centrali della giornata. Chiudiamo infine con il giorno di Santo Stefano, lunedì 26 dicembre, ancora pochi cambiamenti, cielo in prevalenza parzialmente nuvoloso con nebbie in diradamento nel corso delle ore, soprattutto sulle zone pianeggianti e sulle aree costiere. Temperature ancora piuttosto miti. Per tutti gli aggiornamenti che riguardano il meteo per il Capodanno, vi do appuntamento prima sui social e poi ci vediamo il prossimo venerdì. Grazie per l'attenzione, buon Natale!